È un parcheggio che fu costruito nel 2000 per l'anno giubilare, ma credo che sia un parcheggio costruito da un signore che si è svegliato la mattina e ha detto: io sono un ingegnere, perché credo che dell'ingegnere non avesse proprio nulla, in quanto in questo un parcheggio costruito per autobus è un parcheggio dove due autobus non entrano e non escono contemporaneamente. Mamma Quindi un mia. autobus deve entrare e l'altro per uscire deve attendere. Quindi purtroppo ormai questa è la situazione che abbiamo, anzi oggi è abbastanza tranquilla. Non vi dico qui il mercoledì cosa c'è, quando c'è l'udienza papale c'è l'apoteosi, e praticamente si fanno anche un'ora, un'ora e mezza di fila per poter entrare qui dentro, perché non c'è altro parcheggio possibile dove gli autobus possano Loro. parcheggiare. Ultimamente io sto avendo un pensiero che ovviamente è un pensiero molto personale, poi ognuno interpreta come vuole, ma credo che piuttosto che aiutare il turismo a Roma almeno, una città come Roma vive di turismo, perché voglio dire, se non Allora, vi. siamo arrivati al Vaticano. Yeah, anche io. Eccoci arrivati al Vaticano. Bello, eh? Che potente che è il nostro Papa. E volare all'altro faccio Papa, però non lo so dove. No, ragazzi, quando ci ascoltava un po' all'Hilton, aveva detto che pioveva. Andiamo a passarci la giornata in piscina. Al limite possiamo comprarci un costume là. Devo vedere. Intanto ci sta. Praticamente su Roma non vi faccio vedere tantissime cose, avete tantissimi video di tutti gli hotel, di tutte le cose che noi abbiamo fatto qui, quindi non vi faccio vedere neanche in questo viaggio. Proprio perché la Costa Crociere si ferma per troppo poco tempo. Anche per quelli che sono venuti a fare la
l'escursione, hanno quelle 3 ore di tempo per mangiare, per vedere, e non si può fare niente a Roma. Cioè, puoi solo visitare a piedi i siti archeologici, ma non internamente, non ce la farete mai. Già solo 3 ore si perdono a San Pietro come minimo. Arrivando qualche star o qualche star o qualche politico. Qualche? Politico. Ah no, che ha detto mia, qualche star. Dove qualche star anche... intendo. Ah. Ma poi la star o il politico star, è la stessa cosa. Hanno tutti i privilegi. State tutto veleno, state me. Ecco qua ragazzi, l'hotel Hilton, quante immagini che abbiamo fatto in questo hotel. Vi ho fatto vedere tutti gli attori. Qui è sta una stella, una pergola. Una pergola. Sai quante volte che mi sono venuto a richiamare qua in piscina con la telecamera? E io che mi beccava tutto. Voilà ragazzi. Ecco qua, qualche star. Chi sarà mai? Allora ragazzi, l'Hotel Hilton, abbiamo passato veramente tantissimi giorni, dei bellissimi ricordi che fortunatamente troverete nel canale. E già abbiamo visto il fratello di Julia Roberts, purtroppo non posso inquadrare oltre perché altrimenti mi sequestrano la telecamera. Allora, a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Allora ragazzi, e quindi ci prendiamo uno spuntino così con una bella pina colata. Ma ti rendi conto quanto è grossa sta cosa? Ma tu sei diabete, non puoi bere sta roba. A più tardi, va. Che belle le olive romane di Gaeta, buone. Ragazzi, adesso vi faccio vedere i cessi che sono qualcosa di unico al mondo, però... Questo qua rappresenterebbe il cielo stellato come l'abbiamo fatto con Immobile, la stessa cosa, però qua calcolato per metri e metri. Bello, eh? Adesso forse lo faremo anche a Deauville. Vediamo il cielo stellato, così guarda, ti accendono e si spegnono, però sono solo bianche, oppure poi multicolore. Bianco è più chic, bianco. Bianco è più chic. Chic. Ma come ci puoi fare per tutti i colori, quando vogliamo cambiare. Allora ragazzi, non solo piove, fa pure freddo. Allora, ci troviamo ai Due Ladroni, uno dei ristoranti più buoni di Roma, però ce ne sono tanti altri buoni. Però questo qua è quello delle star, diciamo. Facile, potete incontrare politico, qualche star politico, domani. E adesso vedremo quello che andremo a mangiare, qua sicuro che mangiate bene, che vengono i politici. A tutto l'altro. Bello, il mangiato italiano, ragazzi. Allora, là è un bolgare prosciutto e melone. Qua invece è prosciutto, pomodorini, rucola e mozzarella. E poi qui abbiamo delle buonissime polpettine di tonno con melanzane. E ragazzi, il risultato immagino che si vede da solo. Mm.
Wow, perché trema così questa ala? La tazzina. La tazzina, guarda come trema. Ma guarda, non facendo niente. La tazzina di caffè, guarda come trema. La mia, guarda. Incredibile. Siamo sulla nave. Va. Allora ragazzi, è uscito anche un po' di sole, adesso andiamo a fare un po' di shopping. Andiamo a fare un po' di shopping? Sì. Dove vogliamo andare? Via Condotta? Sera, oui, Bulgari. Ma mi piace un Bulgari. Mi piace un Bulgari. Neanche Rolex, mi piace. Quello che mi piace è... No, ok, ora ce ne andiamo, aspettate. Sciuto sole, guardate come ti vede riflesso nei miei occhiali. No. No ragazzi, ci spostiamo un po' per via Condotti. Poi la via del babbuino, ti ricordi per telefono? Dovete passare solo o fermarvi? Fermare un po', fermare per un boutique. Sì, va bene. Già sono rimasti 5 minuti. Bravo. Qua stanno restaurando la fontana. Guarda, guarda, è un bit Patrizia Veneziano e Mario, là. Ah. Il palazzo, qui il primo all'angolo, e hai tutto il palazzo da loro. Bello. Bellissimo. E la Stuart, se dove lì? Abbastanza difficile. Sì. Tu? Allora subito ha mollato la presa. Opera d'arte, mamma mia, non è un palazzo, è un'opera d'arte. Ragazzi, l'appuntamento è qui alla seconda statua di Piazza Navona, la più importante. Piazza Navona, immagino che la conoscete, comunque avete video. Questa è stata solo una passeggiatina così a Roma. E quindi l'appuntamento è quindi si riparte e a stasera sulla Costa Serena per l'ultima tappa a Napoli. Della mia vita. Andavo a scuola con il taxi. Ciao Roma bella. Alla prossima. Roma è la più bella. Napoli è bello. Ma Roma è Roma. Capitale del mondo. Come caratteristica? Napoli è bello. E in più perché c'è Capri, Amalfi, la mer. Gioielli. Capri è una cosa. Poi Roma. Si è sempre la cabala o lo stile della la cabala? Solo per un uso, eh? Sempre. Cioè lo potete utilizzare un po'. Esiste sempre. Esatto. Grazie signora.